Si è toccato il fondo. La stagione dell'Atletico Catania non sembra voler trovare serenità. Anzi, tutto sembra in alto mare e il campionato comincia già a delineare una classifica pericolosa e deprimente per tutto l'ambiente. La società non è stata in grado sino ad ora di fare fronte agli impegni presi e così i calciatori che sino alla scorsa domenica vestivano la maglia blu hanno deciso di svincolarsi per cercare altre sistemazioni. Ciò ha comportato la sceneggiata di ieri a Mister Bianco, che ha visto la gloriosa maglia atletista subire l'onta vergognosa di una partita affrontata in otto. Peraltro tutti i ragazzini della Juniores da encomiare per averci messo la faccia. Una situazione allo sbando che ha visto fuggire in ordine cronologico prima il direttore sportivo Santopalma, poi lo staff tecnico con a capo Mister Richichi, che comunque qualche responsabilità ce l'hanno pure nell'aver allestito un organico sproporzionato per le garanzie economiche della società e palesemente incompleto, specie nel reparto d'attacco. Ma queste valutazioni lasciano il tempo che trovano. I fatti dicono che da mercoledì scorso l'Atletico Catania è senza quadri tecnici e calciatori. In prima battuta la tifoseria, dopo la ridicola figura di domenica scorsa a Grevina, figlia della negligenza della società, aveva invocato il ritorno dell'ex presidente Santo Crisafi, colui che regalò alla tifoseria atletista la vittoria del campionato di prima categoria e l'approdo alla promozione. Crisafi, che aveva raccolto l'appello dei tifosi mettendosi subito al lavoro nominando Antonio Marletta direttore sportivo e per cercare una soluzione con la squadra prima dell'apertura delle liste. Nominando il nuovo tecnico Corrado Vaccaro, già tecnico del Ragusa la scorsa stagione, ma nel fine settimana i vecchi soci atletisti hanno cambiato idea, revocando il mandato a Marletta. Poi la giornata di ieri, con il faccia a faccia tifosi società che ha ripristinato il rapporto con Marletta e ha sancito l'impegno totale di Crisafi, inizialmente come direttore generale, dal nuovo anno come presidente. Ciò dovrebbe portare a qualche schiarita e soprattutto a dare alla squadra un tecnico. Ritorna il nome di Vaccaro come papabile, ma si è parlato anche di Belluso e Cantone. Ma soprattutto, di rifare di sana pianta una squadra che avrà l'obiettivo della salvezza. Crisafi riuscirà a portare questa barca presa alla deriva in acque più tranquille? Buona fortuna!